siamo stati molto bravi nel controllare anche il ritmo, nel senso che abbiamo corso quando dovevamo correre, anche rischiando qualcosa, ma come è giusto fare, infatti due o tre palloni, poi ci sono anche un po' usciti, però anche perché naturalmente era una partita dove la palla pesa un po' di più, ma poi siamo stati molto bravi anche ad alternare, fare una buona difesa e correre, invece giocare a metà campo in altre situazioni. Vero, nel senso che anche in conferenza stampa, quando sembravamo pazzi, ma quando ho detto che Sidis poteva fare quello che voleva, lo si è visto, nel senso che lui deve avere veramente la libertà di fare ciò che vuole, perché ha un tale focus difensivo che è giusto che in attacco faccia, poi si possa prendere i tiri che vuole prendere. Invece mi è piaciuto anche Riccardo, ma Riccardo lo continua a dire, tutte le sue partite dipendono assolutamente da lui, né da me né dagli avversari, perché è lui che decide e deve decidere che tipo di approccio deve avere. Questa squadra negli ultimi due mesi e mezzo, tre, ha un tipo di coesione completamente diverso. È quello con cui abbiamo combattuto tutto l'anno, è quello che predicavo a loro per tutto l'anno, e credo che nell'ultimo periodo si sono accorti che essere coesi è più importante spesso, come hai detto te, dei cinquemila reggiani o di un pick and roll o di una difesa zona, ecco, della tecnica, diciamo così. Al di là di questo, io credo che siamo stati impeccabili a livello difensivo, perché non abbiamo mai praticamente sbagliato niente, e la gestione del ritmo, grazie anche a Cincia, ma anche soprattutto grazie anche agli altri giocatori. Frosini, siamo qua a commentare una grande vittoria e finalmente una grande partita che consente a Reggio di entrare in finale per una Coppa Europea. Sì, abbiamo lottato veramente come dei leoni questa sera, la squadra è entrata in campo con la giusta mentalità, soprattutto nell'approccio di una partita importante come questa, come una semifinale. Ragazzi sono stati bravi, soprattutto a gestire i ritmi e soprattutto a livello difensivo abbiamo veramente alzato delle barricate quasi insormontabili per gli avversari. È venuta fuori un'ottima partita, ci porta a giocarsi questa finale di Euro Challenge e siamo molto felici e orgogliosi di poterla giocare qua in Italia, a Bologna, vicino a casa nostra, e aspettiamo i nostri tifosi ancora di più. Stasera sono stati fantastici, erano tantissimi, e speriamo domenica che siano almeno il doppio. Ecco, questa sera veramente è stata la vera cooperativa del basket, tutti hanno dato il loro mattone, ma tutti quanti importanti in tanti momenti diversi della gara. Sì, direi che come hai detto bene tu, questa squadra ha trovato una buona chimica.